Ho visto che il pane che ho fatto qualche giorno fa vi è piaciuto molto, in tanti mi avete chiesto la ricetta, però io l'avevo fatto così senza seguire una ricetta specifica, quindi ora rifarò gli stessi passaggi con la stessa farina, eccola qua, è una semi integrale di tipo 2 di un molino di Artena, è una farina che usano per fare il pane di Lariano. Io però ci ho aggiunto soltanto 150 grammi di farina Zerum Bio della Reaper che mi trovavo in casa. E poi l'acqua ne ho preparata 410, vediamo poi se ci vuole tutta. E proseguo quindi mettendo in autolisi le farine. L'autolisi, mediante questa idratazione della farina con una parte dell'acqua, inizia un'autoformazione del glutine e quindi aiuta molto poi l'impasto. Si usa soprattutto per le farine integrali o semi-integrali e semola. Quindi bagniamo bene la farina con una parte, non usiamo tutta l'acqua, ne lasciamo un po', poi copriamo con un telo e lasciamo almeno mezz'ora in autolisi, ma anche 40 minuti se volete, non è che cambia la cosa. Allora, io sto cercando di rifare tutti i passaggi della ricetta che ho fatto, come vi dicevo, qualche giorno fa. Quindi passata la mezz'oretta ho messo, vedete, la mia pasta madre, sono 150 grammi che avevo rinfrescato e portato al raddoppio. E qui sto mettendo mezzo cucchiaino di malto, ma nemmeno l'ho messo sulla ricetta perché me lo trovo e devo finirlo. Questo adesso lo userò per le colombe. Non è necessario, se volete, se non ce l'avete non lo mettete. Faccio girare con la planetaria un pochino e poi mano a mano aggiungo il resto dell'acqua. Come dicevo, io ne ho preparati 410 grammi, però adesso vedo l'impasto, metto anche il sale adesso. L'impasto è abbastanza morbido e quindi credo che non metterò tutta l'acqua. Ne avrò messa poco più di 400 grammi, 405 credo. Ho fatto girare per 10 minuti, poi ho oliato un contenitore e ci metto dentro l'impasto. Vado a fare subito un primo giro di pieghe direttamente in ciotola. Allora, il problema dell'acqua, pensate, ci sono alcuni panificatori che nemmeno non è che si mettono a misurare l'acqua, l'acqua va anche messa ad occhio, no? Mia nonna, ad esempio, non pesava né acqua né non pesava niente quando faceva il pane. Quindi dobbiamo anche abituarci perché poi dipende a seconda delle farine, se ne tira di più o di meno, no? Questa è un'idratazione, buona, vedete? Faccio il secondo giro di pieghe, ho aspettato 20 minuti come al solito e faccio un altro giro di pieghe, sempre in ciotola, così. L'impasto è molto bello, eccolo qua. Ora lo ricopro e lo lascio e aspetto che lieviti 4-5 ore. Adesso sta facendo freddissimo, quindi i tempi vi dovete regolare voi. Ecco, vedete, questo è pronto. Io l'ho tenuto credo all'incirca 5 ore, non è che mi metto a vedere con precisione l'ora, dovete abituarvi a questa cosa, a vedere l'impasto quando è pronto con l'occhio, ok? Io non sono molto tecnica sui tempi. Qui l'ho versato sul piano di lavoro, non ho messo nemmeno la farina, vedete? Vado a fare la prima piega a 3. Ok. Bene, nel frattempo volevo dirvi che tra i commenti che ricevo sotto i video, magari leggo, che so, posso cambiare farina, posso farlo con questo tipo di farina, eccetera. Sì, potete anche farlo, però quando seguite un video, una ricetta, se volete farlo allo stesso modo, dovete quantomeno usare lo stesso tipo di farina.
magari di un altro molino, sicuramente se non trovate questa. Però poi se potete tranquillamente cambiare, però certo magari il pane cambia o viene più scuro, meno buchi, più buchi, però sperimentate perché è giusto anche sperimentare altre cose, magari con le stesse dosi, io magari sperimento, cambio farina, eccetera, altrimenti il pane gira gira è sempre quello, insomma, no? I metodi sono quelli, autolisi, prefermento, e via dicendo. Ok, questo è l'ultimo giro, io ne ho fatti soltanto due giri di pieghe. Ora copro, aspetto 20 minuti o anche 30 e poi vado a formare. Vado a formare, questa volta farò un filone, l'altro pane era una pagnotta. Qui farò un filone per farvi vedere che non è che cambia la cosa. Allora, per fare questo filone farò così. Piego un pochino i lembi così. Poi arrotolo così, stringo. Bello, bello questo impasto, eh? Ok. Naturalmente il risultato finale dipende molto dalle farine, dalle farine che usate, quindi usiamo sempre ottime farine. Adesso non è che voglio discriminare quelle così da supermercato, diciamo. Magari con quelle ci fate altre cose, ma il pane cercate di prendere farine buone come questa. Bene, io adesso ho preparato un cestino, il mio solito cestino che il filone mi viene un po' largo perché ci vorrebbe un cestino un pochettino più lungo, ma non lo trovo. Lo cerco sempre, ma non lo trovo, trovo sempre queste misure medie. Ora io lo giro, lo metto, la chiusura la mando in sopra. Perché poi quando vado a infornare lo ribalto sulla teglia calda del forno, quindi lo rigiro sotto sopra in questo modo. Però se voi volete mettete la carta forno, così l'alzate direttamente e lo appoggiate sulla piastra, sulla teglia, dove volete. Sto mettendo la semola sia sotto che sopra. Ora copro e a nanna lo lascio. Allora, io ho fatto lo stesso passaggio, quindi cosa ho fatto? L'ho lasciato un pochino a lievitare fuori, no? Poi, siccome i tempi erano stretti, era già sera, per non fare tardissimo, l'ho infilato così in una busta e l'ho messo in frigo fino al mattino, ok? Il mattino ho tirato fuori, tenuto a temperatura ambiente 2 ore, poi ho infornato, forno caldissimo, 240 con pentolino, 20 minuti, poi ho abbassato a 220 e tolto pentolino. Eccolo qua, lo facciamo raffreddare naturalmente prima di tagliarlo. Una volta freddo lo tagliamo e speriamo che il risultato sia uguale al pane che avevo fatto. Sapete che il pane non viene mai sempre uguale. Ascoltiamo il suo canto. Beh, direi che va bene, no? Tagliamolo ancora, vediamo. Direi che è simile, molto simile all'altro. Beh, perfetto, è magnifico. Molto, molto bello e profumato. Eccolo qua, che ne dite? Spettacolare. L'unica cosa è che non mi sono dedicata molto al taglio sopra, ma il pane che facciamo qui ai Castelli, anche quello di Lariano, di solito non si fanno tagli sopra, quindi sì, ho fatto un piccolo taglio, forse si affondava un po' di più, però ecco, l'importante è l'interno, no? E io direi che è venuto molto, ma molto bene. Bene,
Bene amici, vi ringrazio della visione, condividete il video e se volete provate a fare questo pane. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo, ciao ciao!